Ragazzi, allora, dopo certe avvelenate contro la Juventus, io mi sono preso la mia esperienza, ok? Perché io voglio sentire alcuni di voi cosa sentiranno, ok? Da quelle pagine che girano contro alla Juventus, ok? E a me questo non mi piace, come all'Inter, a Milan e Napoli, ok? Di tutte le squadre, ma io non faccio i nomi qua sopra e voi lo sapete, ok? È giusto perché io voglio affrontare questo argomento con voi. Va bene, è giusto che lo farò. Però voglio dire con voi questa cosa delle probabili formazioni, ok? Quindi scelte di Inzaghi sono Asnani, ok? E tutto quello che volete. Perché hanno recuperato anche Barena, Calhanoglu, che sono entrati in gruppo e quindi la domenica sfidiamo i nerazzurri e loro ci fanno quello e loro fanno e comandano loro contro la Juventus, ok? E a me questo già mi piace, però non voglio gli scandali come hanno sempre fatto. Quindi sulle Marie, sui Marie in giornali, ok? Perché io me ne strafrengo di quelli là che sputano, ma anche di fango a queste squadre qua, perché portano odio. Quindi io non sono fatto così. Quindi questo è per certe, perché ci sono troppe di rabbia e paura, ok? Però io ho paura che l'Inter vincerà. Io, a me questo mi interessa, solo perché devo vedere il campo e i risultati, ok? E i giocatori come vanno in campo, va bene? Quindi questo è il mondo di fare YouTube. Quindi questo, ok? Prima cosa. E seconda cosa, io sono tifoso. Va bene? Però tutto quello che volete. Ma non prendo in giro a nessuno. Perché io lo faccio per il mio lavoro, ok? Quindi questo è quello che penseremo domenica sera alle 20:45 contro Inter a Milano e poi ci vediamo nella post partita, ok? Quindi questo è il mio riassunto. Quindi basta a polemizzare su questi episodi di Amar, ok? Perché io Amar mi lamento, è vero. E con gli episodi pure mi lamento. E questo perché? Perché tu non fai altro che puoi polemizzare ai giocatori, che sia i tifosi o tutto. Ok, ma così non andiamo da nessuna parte, ragazzi, perché qua si tifa, punto e basta.
Secondo voi questo cacio è pulito? A me? No. E a voi nemmeno, ok? Se prendere prima. Allora, vuol dire che l'Inter ruba. È vero. Quando c'era la Juventus, quando abbiamo rubato le partite, io non dicevo, ok? Perché io me la prendevo sempre con la squadra, quando veniva attaccata dagli altri. E loro ci attaccano quando noi non siamo colpevoli. Voi siete voi i primi, ok? Voi che gridate a complotto. Quello è tutto falso da voi, cari interisti, è falso come non vedete. Quindi questo campionato è falsato da te. Punto. E non dico. Va bene? Quindi basta a polemizzare. Quindi avete scocciato. Basta. Ma un appello faccio alla Juventus e alla società pure. Mettete i tamburi. Mettete gli striscioni, i cori, controlla i fingici perché non capiscono questi qua. Loro non capiscono una mazza e parlano poi. Ok? Quindi questo è. Non mi fate né morali perché io se no mi abbanno, ok? Da là all'anzietta. Io mi hanno già detto questa cosa, ok? Che vi cerco uno a uno e ti ricapino. È falsato da te, punto. Però mettiamo le probabili informazioni, ok? Allora, l'Inter dovrà mettere in porta a Sommer. Poi in difesa con Pamar, Acerbi e Bastoni, ok? Poi sulle fasce ritroviamo Darmian e Di Marco, ok? E sono rientrati pure Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. E poi c'è la coppia con Thuram e Lautaro. Quindi è così. Mentre a noi mettiamo a Szczęsny tra i pali, ok? Poi in difesa facciamo Danilo, Bremer e Alexandro. Perché sono un muro, ok? Poi in centrocampo ci mettiamo Locatelli, Cambiasso, mi sembra, no, Cambiasso fuori, perché ha fatto troppe partite, quindi via. Con McKennie, Rabiot e Nicolussi. Anzi, non è Kostic, perché Nicolosi è a disposizione, ok? E in attacco con Vlahovic e Chiesa, perché Indiz entra dalla panchina. Poi vedremo il tutto, ok? Però dobbiamo analizzare la partita di Inter-Juventus che mi rendo domenica sera alle 20:45 e ve lo ripeto che se come voi avete rubato quella contro la Lazio, anzi no, sì, contro la Lazio, poi il Napoli, poi hai rubato pure
quella partita lì contro il Verona perché non meritavi di vincere, però è meritata, ok? E io non ho detto perché sono sportiva quando muoio. Quando muoio non ammettete la sportività dagli altri, specialmente contro la Juventus, ok? Quindi fatemi un esame di coscienza prima di parlare contro, ok? E poi, da queste tre squadre, tipo, la Lazio un'altra volta che con il rigore non avete concesso e contro il Napoli in finale e mo contro la Fiorentina, quindi questo è, quindi basta, ok? Questo è il discorso, perché a noi ci danno contro e a me questa cosa non mi piace, va bene? Quindi facciamo la nostra e guardiamo a positivo, perché io mi devo guardare questa partita, ok? Perché ci sono i tre punti importanti, ok? Per la classifica e per il campionato e per la zona Europa, perché io mi voglio giocare la Champions League l'anno prossimo, ok? Quindi questa sfida è il Super Derby d'Italia, quindi mi raccomando, è una sfida scudetto, è un paio, cioè il primato in classifica, perché momentaneamente loro stanno a 54 e noi a 53, a meno un punto dalla vetta, quindi questo è, quindi si comincia a tenere palla e bisogna stare attenti perché è così, ok? Quindi mi raccomando, e si vince, va bene, caro mister? Quindi questo è, quindi metti la formazione perfetta e fai la partita perfetta, ok? Tutto quello che volete. Però, mi dico un'altra cosa importante, che se come ho messo la promo motivazionale, perché quello che ci hanno fatto è il passato, dove abbiamo fatto nel 2016 con un gol di Cuadrado, va bene. Poi nel 2017 abbiamo vinto noi al San Siro e loro hanno pareggiato, e poi dal 2018 voi dicevate che quello era fanno di Pjanic, invece non era così, che se cominciò giocavi 10 contro 11, questo non vuol dire che hai creato qualcosa, hai creato qualcosa in più, ecco perché. Quindi questo è, basta vedere qualche episodio a favore e passa la paura. Quindi prendi tu Manox, respiri e passa la paura, ok? Quindi questo è, impara a vincere, ok? E poi mi dico che nel 2019 li abbiamo battuti e nel 2020 in Coppa Italia li abbiamo battuti di nuovo e nel 2022 pure, oltre a quello che ci hanno fatto in finale, ok? Quindi non metto rigurno in Lautaro perché è inesistente, ok? E Rosso Ambrozovic non dato quando aveva spazzato i palloni in aria, ok? Perché non pensate che ho fatto là, nessuno ha parlato,
Poi è ovvio che me la andiamo a prendere non con noi stessi, ma con voi. Ok? Quindi voi siete stati che create polemiche, noi invece, ok? Perché non abbiamo creato uno scandalo. E poi lo scandalo ci sono sempre stati. Perché questa è la Marotanic. Punto. E non devo dire. Ma io non ci ho pensato, va. Quindi questo è. Io non già so che le polemiche portano via l'evento. Ma è così. Quindi questo è e basta. E fino alla fine. Ma io iscrivetevi. Per piacere. Non mi rompete le palle, ok? Quindi questo è. E fatelo. Quindi iscrivetevi su questo canale. E attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, ok? Like e commenti. Grazie. E fino alla fine. Perché la Juventus non muore mai. Andiamo!